Il primo vero scontro al vertice della stagione, entrambe le squadre a 6 punti, a punteggio pieno, adesso l'una contro l'altra per il primo vero scontro diretto di questa stagione di promozione. Amici di Sport Sicily, buon pomeriggio e buona domenica, Fico Aldarella che è pronto a raccontarvi la sfida fra San Vito, Lo Capo e San Giorgio Piana. In aria Carioto, Ciancimino, duro, Spina, arriva anche Rubino, pallone basso in mezzo, Buonaventura, la palla per uscita. Prova a girarsi Ciancimino che prende il fondo, l'ha tenuto in campo, è passato bene il numero 11 che mette il pallone in mezzo. Ha salvato Avignone, una palla diretta sulla linea di porta a Spina, gran giocata il numero 11. Pallone in aria, cercare Babu Bakar, la prende Rosone che è saltato alle sue spalle, pallone alto, riesce a schiacciare. Buonaventura, svirgolando, riesce comunque a liberare Tarantino. Spina di testa, palla dentro per Serio che c'è Cuto Serio! Arriva dal nulla Gioacchino Serio e batte Avignone su una palla che sembrava persa, morta. Arriva sempre il numero 10 che esulta con la panchina e il San Giorgio sblocca una partita complicatissima. Senza però avere grosse occasioni. Con le mani Giovenco direttamente in area di rigore. Babu Bakar, forse c'è un tocco di mano, poi arriva Carioto, anzi arriva Ciancimino che calcia fortissimo, ma che parata ha fatto Avignone a rimandarli avanti, quindi il San Vito rimane lì con un'altra rimessa. Buonaventura di testa l'ha presa, poi Rosone con una rovesciata pazzesca. Belmonte riesce a bloccarli in due tempi. Toppa con la coscia, poi la porta avanti ancora la fisicità di Giovenco che si apre il campo. Allarga l'altra parte dove c'è Carioto che contro rimbalzi. Carioto! Col mancino manda fuori. Altra occasione per Davide Carioto. Ci sta San Giorgio che può andare in ripartenza con la palla in cimento per Serio. La posizione regolare. Serio in area al centro per Carioto. Fuori gioco. Aveva raddoppiato il San Giorgio, ma fuori gioco. Occhio, papà! Guarda il Romito! Minagro dentro! Romito! La palla venosa in mezzo, ma non troppo. Cross in aria, pericoloso! A voto Belmonte, Cardella, porta vuota! Tarantino col fianco a Murato! Si è salvato il San Giorgio! Grande spunti Giovenco! È scattato Carioto, lancia per lui! Contro Babu Bakar, è uscito Avignone che mette fuori, la porta è vuota, Serio col sinistro, Serio! Con le mani scusa, calcio e cartellino rosso, come un portiere mi scuso. Carioto contro Avignone, Carioto, centrale sotto i suoi tifosi, quinto gol per Davide Carioto che continua a governare anche la testa e la classifica. Cannonieri. Vateto Rosone, Minagro lo ha ignorato. Cardella. Ancora il 17, vuole calciare addirittura per la che si impenna. Rosone! Tutto buono, 2-1, la riapre il San Vito anche in 10 su una palla che si è impennata ed è diventata buona per il numero 10 che di testa la mette in porta. Nonostante un gol forse in dubbio per il gioco, lancio per Carioto, posizione regolare Carioto, Avignone, altra gran parata di Avignone. Ancora Minagro, si accentra, arriva ai 20 metri, prova al sinistro Belmonte, si è accentrato bene poi troppo debole la conclusione. Magari ogni tanto segna meno, crea meno però. Qui campo aperto per Zummo, appena entrato che il suo primo pallone si invola verso la Zummo! La palla di Avignone arriva a Carioto, destro Murato, si salva il San Vito. Minagro rientra bene sull'esterno, poi Zummo, la Cipollelli si spegne sul fondo, fischia l'arbitro, vince il San Giorgio, espugna il comune di San Vito, lo fa per 2-1, vittoria di misura, forse la partita più sofferta delle tre giocate in questo genere di promozione, ma il San Giorgio continua a punteggio pieno, scappa al San Vito e raggiunge momentaneamente in metà classifica la Parnoval.